uscire a cena. Quando stavamo assieme da 2 settimane non eri così. E comunque, ragazzi, cioè, a volte veramente la felicità sta nelle piccole cose, eh. Vale, cioè, permettimi di dirti una cosa, che sei proprio un grande. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. No, ragazzi, cioè, siamo a febbraio, io parlo di mare, c'è qualcosa che non quadra. Io adesso vorrei fare, cioè, ragazzi, permettetemi una petizione a quelli che hanno inventato i DOS stradali. L'utilità del DOS stradale esattamente qual è? Quella di far rallentare i matti che vanno sparati, no? Ho capito, ma cioè, una cagata. Mi è balenata un'idea. Adesso mi prendo un furgoncino, carico codino e vi faccio un periodo. Stai fermo lì, per favore, che passiamo noi, grazie. E mi faccio frena. Codino, sei lungo? No, sono io che schiaccio poco. No, bravo Codino. No, ragazzi, mi era balenata l'idea di mi prendo un furgone, carico Codino, perché adesso va bene tutto, gli voglio tanto bene, ma spararmi 400-500 km con Codino vorrebbe dire che mi ritrovate alla Neuro. E lo porto a fare qualche passo figaus, tipo vado a salutare Sinna sul costo, vado, mi sparo, che ne so, che itinerario potrei fare? Cioè, ragazzi, vado a fare, suggeritemi qualche itinerario da fare. Lo Stelvio, ragazzi, devo fare i tornanti dello Stelvio con Quattino. Prima però mi devo prendere un drone. Sono anche raffreddato che parlo, quando dico la N sembra che dico dodo al posto che no, dodo. Vado sullo Stelvio. Facciamo le brave persone, va, che fanno passare educatamente i signori. Sì. Salve. Io sta mania che chiunque si gira verso di me mi sorride, io per educazione lo saluto. Poi uno giustamente dirà anche, cioè, nel senso, io mi giro, sì, però io sono educato, dunque io tento solo. Ah, eccola qui una Wrangler. No, ragazzi, mi sto prendendo troppo bene con le Wrangler in sto periodo, non so cosa dirvi. Sta venendo fuori il lato cowboy che in me, e io vorrei fare anche un po' baglioni. Ah, aspettava che si liberasse il posto. Ma santa pace, ma vai più avanti che il posto ti si libera lo stesso. E fai 2 metri in più che butti giù anche un po' di panzetta, no? Così le tue performance amatoriali saranno anche migliori. Esatto. Boom, 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 boom. Via, 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 che non c'è tempo. Chi ha tempo non perda tempo. Devo fare una hit. Ragazzi, vendesi, affittasi negozio, lo prendiamo noi. Sapete che adesso vanno di moda questi temporary store. E facciamo un temporary store e poi ci inventiamo qualcosa da commercializzare. Facciamo una società noi 10.700, raga. Ognuno ha una minima quota. Nel senso che per fare un po' di profitto dovremmo fatturare quanto Amazon. Ma chi se ne frega, i soldi non sono tutto nella vita, no? Oddio, danno una manina non indifferente. Cosa ne pensate voi? Cosa ne pensate? Apriamo un sondaggio. Aggressivo che sei, Codino, volgare. Io per la I. Io adesso, santa pace divina, ma è possibile che con tutti i piccioni del mondo che ci sono, uno mi doveva cagare addosso sulla visiera? Cioè, ma non sono migrati i piccioni a i piccioni a febbraio? No, santa pace, ma adesso mi dovevi cagare addosso? Cioè, capisco che potrebbe fare anche, come dire, potrei avere anche un casco fashion con una cagata in mezzo agli occhi, però insomma, anche no, possiamo anche evitare, piccione, scusami tanto, no, non per dire, per carità, però anche un paio di mutandine potresti mettertele, cioè non sei capito perché noi dobbiamo portare gli slip o i boxer e tu, piccione, non porti un tubo e mi caghi sul volo. Mi caghi sul casco. Detto questo, fai quello che ti pare, io mi fermo a lavarmi. E che devo fare? Cos'è che sto facendo, ragazzi? Salve! Salve! Tutto bene?
Salve. Sto infrangendo tutte le regole del codice della strada. Scherzo, eh? Ritorno subito in carreggiata. Dovevo andare lì che c'era una vetrina, ho visto una vetrina, Codino è Vanesio, vanitoso Vanesio, e ha deciso di mettersi in bella mostra. E io che sono suo fratello maggiore lo accontento sempre. Io vizio. C'è una Chips che sta registrando un vocale, esatto, si starà mettendo d'accordo su cosa fare questa sera. Sabato sera ci sarà una discussione tra lei e il suo boy. Ascolta, io voglio andare a cena fuori. No, t'ho già portato settimana scorsa. Senti, voglio uscire a cena. Quando stavamo assieme da 2 settimane non eri così. Oh, senti, non è vero. No, sei cambiato. Non sei più come una volta. Quando ci siamo conosciuti era tutto fuoco e fiamme. Adesso ti sei... Scherzo, ragazzi, è vero, e noi maschietti, cioè ragazzi, parliamone. Ragazze, voi Chips, mi raccomando, fate sempre sentire i vostri maschioni sempre benvoluti, eh? Mi raccomando. E voi maschioni, mi raccomandi, fate sempre sentire le vostre Chips come delle principesse. Che ricordatevi, ma è un attimo, arriva un altro e ve le porta via. Cazzo, che giubbotto faigo! Ma lo voglio anch'io un giubbotto così di pelle. Alla Fonzi! Chi è che se lo ricorda? Ehi, Fonzi, Fonzarelli, Cunningham. Happy days. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Mi dispiace, non voglio svegliarvi, scusate. Scusate, mi scusi, vado via subito, non vi rompo più le balle. Non è colpa mia, è colpa della marmitta che si è auto debichillerizzato da solo. Adesso faccio il bravo, Il bimbo, pianino, dormi. E tu dormi. Ragazzi, vado a vedere Vasco a giugno. Vado a vedere Vasco. Chi di voi va a vedere Vasco? Noi andiamo a vedere Vasco. Sì. Vasco. Adesso non mi dite a me Vasco fa cagare, perché sennò mi smontate tutto l'entusiasmo che ho. Cioè, nel senso, anche se non vi piace, preferite il Liga? Preferite i Rolling Stones? Basta che non mi preferite Katy Perry e Justin Bieber, perché sennò, o quegli altri lì che andavano di moda tempo fa con le Chips giovani, gli One Direction. Non si possono sentire, ma ci sono ancora Harry Style, quelle robe lì. Scusa per Vasco. Grazie. Culo fuori, guida aggressiva, pattina al giusto, buongiorno. Cambio di direzione dosso dove passano le ore, tu passi. Salve signora, ha visto che curva che ho fatto? È rimasta a bocca aperta anche lei, eh? Suo marito all'epoca non le faceva queste cose qua, eh? Lo dica che voleva anche lei un po' di brio nel matrimonio. Abbiamo un raro esemplare. Che riflessi, mamma mia, che riflessi. Codino, tu dovresti fare come le macchine moderne, che è quando si avvicina una macchina davanti e non ti accorgi, frenano loro, ti fanno bip bip bip, metti le mani sul volante. Noi un cazzo, ragazzi, noi siamo spartani. Codino non ha elettronica, a noi l'elettronica non ci piace, come questo signore. Vero che neanche lei ha l'elettronica? Neanche lui c'ha l'elettronica. L'elettronica è per ragazzi che non sanno di niente. A noi non ce ne sbatte le male dell'elettronica. Noi vogliamo andare giù e andare a martello, gas a martello, come dice Guido Meda. Oh, Vale, messaggio al mio amico Vale. Vale, cioè, permettimi di dirti una cosa, che sei proprio un grande, che hai 40 anni e ne dimostri pochini, che hai fatto una carriera della Madonna, e chapeau, eh.
Lunga vita Valentino Rossi, orgoglio italiano. E comunque ragazzi, cioè, a volte veramente la felicità sta nelle piccole cose, eh. Guardate che roba. Codino, vecchio lupo di mare, ti piace sto posto qui? Tanto mi fico sui guanti perché c'è un freddo barbino. Ah,